anch'io. E nuovi deliri, sì. O nuovo delirio di una pendolare, numero 21-22, non lo so. Comunque lo vedrete sotto. E volevo fare una recensione molto 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 veloce di Bridget Jones Baby, il terzo film della saga di Bridget Jones, che ho visto venerdì, oggi è lunedì. In mezzo al trasloco degli uffici, sono monta, come diciamo noi, va bene. E niente, volevo fare una recensione molto veloce, e più in cosa ne penso che una recensione vera e propria. E invece vi lascio qui sotto i video recensione dei tre libri, e soprattutto molto interessante è il terzo libro, che è stata una schifezza. Infatti io ero molto prevenuta nei confronti di questo film, anche se sapevo che la trama era diversa per ovvi motivi, e chi ha letto il libro sa perché, però non so, ero prevenuta, pensavo sarebbe stata una cazzata. E invece è bellissimo, è divertentissimo, è proprio in linea con gli altri film di Bridget Jones, insomma, quindi non è stata una delusione, anzi è stata una bella conferma. Quindi se vi piace il genere, vi piace lei, sicuramente ve lo consiglio, perché insomma, è proprio bello, appunto, fatto bene, in linea con gli altri, divertente, veramente abbiamo riso tutto il tempo. E cosa volevo dire? No, l'unica cosa è che Bridget Jones si lamenta sempre, vero? Un attimo che cambio mano. Secondo e si lamenta sempre che lei è sfigata qua da su e giù, cioè a me non è mai successo per dire quello che succede a lei, cioè già che nei primi due si divide tra un Mark Darcy e un Daniel Cleaver, vero? Poverina. E nel terzo addirittura c'è Patrick Dempsey, che cioè, ragazzi, andatelo a vedere nei film, perché ogni volta che appare c'è un boato nella sala, cioè andatelo a vedere al cinema, ogni volta che arriva lui, wow, ormoni impazziti, ecco, insomma una roba mostruosa. E cioè non so, magari fossi veramente sfigata come lei, cioè fate un film sulla mia vita, poi ne riparliamo. E cioè a me non è mai successo, vero, quello che succede a lei, che così vabbè, non posso dirvi, però insomma Patrick Dempsey, però ho già detto tutto, il dottor strano amore. E insomma, ecco, così. Video breve, adesso arriva un treno, quindi metto giù, se non pensano che sono scema. Voi invece già lo sapete che sono scema, quindi va bene. E non devo dire niente, quindi ve lo consiglio, e ditemi se voi siete andati a vederlo, se volete andare a vederlo, se vi interessa, e soprattutto per chi è andato a vederlo, se pensa quello che penso io, cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, e se volete fare commenti anche sul libro, che il terzo libro fa schifo. E niente, ciao e baciotti, e vabbè, solito discorso per i nuove, se vi è piaciuto mettete mi piace, partiamo, partiamo, ciao, baciotti.